Grandissima prestazione per l'under 16 di mister Gabriele Bonacina, che con un netto 2-0 batte il Milan e chiude matematicamente la regular season al primo posto, un risultato importantissimo in attesa delle fasi finali del campionato, conquistate con due giornate di anticipo. Nelle prime battute di gara ci prova il Milan con questo spunto sulla destra del numero 10 Elilali, che si prende il fondo, la mette in mezzo, non ci arriva per pochissimo il numero 11 rossonero Anane. Rivediamo il cross da parte del numero 10, il puntero rossonero ci prova in volée, non ci arriva per un soffio. Ancora i rossoneri in avanti con Nasti, che raccoglie da un lancio lungo, ci prova di sinistro, comoda la parata di Gerardi. Con l'Inter che inizia a immaginare il gioco con Magazzucca, allarga per Gnonto, il numero 11 nerazzurro semina letteralmente il panico, entra in area, salta 1, 2, 3 avversari, arriva a pochi metri dalla porta, lascia partire il tiro, destinato in rete, ma sulla linea è provvidenziale l'intervento di Oberatin. Questa l'azione da parte del numero 11 nerazzurro, che semina davvero il panico saltando tre avversari, poi con un colpo di esterno destro prova a metterla dentro, con Magazzu anche nelle vicinanze che poteva segnare. Continua ad attaccare la squadra di Bonacina, Gnonto vede Benedetti, numero 8 nerazzurro si accentra, lo vediamo in questo caso, carica il destro, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. È l'ultimo squillo di questo primo tempo, si va a riposo con il risultato ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa invece l'Inter spinge e lo fa in maniera veemente alla ricerca del vantaggio, ci prova Peschetto con un sinistro da fuori area, palla non distante dallo specchio della porta, la rete interista però è nell'area e arriva al 51esimo con una bella azione. Gnonto da calcio d'angolo, lo vediamo, pesca benissimo Benedetti che di testa trafigge, c'è la grande stacco per il terzo gol stagionale in campionato per il numero 8 nerazzurro. Rivediamo il cross molto bello da parte di Gnonto, con Benedetti lasciato solo in area che trova la rete del vantaggio. Passano pochi minuti e l'Inter ancora da calcio d'angolo trova il raddoppio, sempre Gnonto alla battuta, esce male Cella e poi finisce nella zona di Cepeli che di sinistro scaraventa il pallone in porta, seconda rete nel campionato per il difensore nerazzurro dopo il gol trovato nella vittoriosa trasferta di Venezia. Qui vediamo la gioia ed esultanza con anche il pubblico presente per questo secondo gol importante anche per Ramin Cepele, che colpisce benissimo al volo di sinistro e scaraventa il pallone in porta per il 2-0 nerazzurro, con un Inter che ha dato un'ampia prova di supremazia e ci prova ancora infatti con in questo caso Willy Gnonto, che dopo i due assist per il gol calcia dal limite dell'area ma trova il palo a negare la gioia della rete per il numero 11 nerazzurro. Rivediamo la botta di destra con il pallone che finisce sul palo alla sinistra di Cella, che non poteva far nulla. Sul finale di partita va vicina alla terza rete l'Inter, porta palo in mezzo, capitan di Milato scarica per Casadei, il numero 7 vede il corridoio per Politi che la mette sotto l'incrocio, ma l'arbitro ferma tutto per una posizione irregolare dell'attaccante trovato in fuorigioco. Sarebbe stato il 3-0 con questa bella imbucata di Casadei per Politi, poi non è sotto l'incrocio ma l'arbitro ferma tutto per offside. È l'ultima emozione della partita, l'under 16 di Gabriele Bonacina vince 2-0 il derby con il Milan, blinda il primo posto e accede matematicamente con due turni di anticipo alle fasi finali di categoria. 24esima giornata di campionato per l'under 15 di Paolo Annoni, che accoglie il Milan tra le mura amiche per vendicare il KO dell'andata, una partita speciale a prescindere dalla categoria, al derby contro i rossoneri. Inter che parte forte, calcio d'angolo di Bonavita, la sfera arriva a Clerici, grande giocata del centravanti nerazzurro su Camara, pallone in mezzo per Gambato che da due passi spedisce però alto sulla traversa, occasione enorme per Gambato. Inter che continua a premere sempre con Gambato, rimessa lunga, controllo di petto e girata del numero 11 che trova solo però all'esterno della rete, una grande giocata però quella di Gambato, ottimo il controllo, buona la coordinazione, mira imprecisa però di poco, nerazzurri sempre pericolosi poi da fermo, punizione perfetta su cui si avventa Peretti che però non riesce ad inquadrare la porta da pochi passi, inserimento pericoloso di Lorenzo Peretti,
ha provato a deviare verso la porta di Di Chiara, ma non è riuscito a centrarla. Milan un po' sottotono in questo inizio, i rossoneri provano a scuotersi nella seconda metà della prima frazione con Bozzolan, grande azione del terzino rossonero che salta un paio di avversari, va sulla sinistra, cross in mezzo, Bonucci non è perfetto ma in due tempi fa sul pallone prima che arrivi Rossi per il tap-in vincente. Milan che alza i giri del motore, sempre Bozzolan sulla sinistra, cross arretrato per Alesi che controlla e calcia in una frazione di secondo. Questa volta Bonucci è bravo e sicuro ad allontanare il pericolo. Gran giocata di Alesi, controllo col destro, tiro col sinistro, Bonucci risponde presente. Inter che torna a farsi vedere in avanti, sempre su punizione, traiettoria non interpretata benissimo questa volta da Di Chiara che perde il pallone, arriva ancora Peretti in corsa che calcia col destro, il pallone va largo però oltre l'incrocio dei pali. Incertezza qui di Di Chiara sulla pressione di Sar, Peretti prova al destro, non inquadra però lo specchio della porta, ancora i ragazzi di Annoni poi sulla sinistra con Gambato che imbuca perfettamente per Perin che arriva come un treno e calcia sul primo palo, trovando però solo l'esterno della rete, conclusione forte del terzino dell'Inter. C'era Di Chiara, bella comunque l'azione dei ragazzi di Annoni, primo tempo che si chiude quindi sullo 0-0, un primo tempo più nerazzurro che rossonero ad occasioni. Seconda frazione che si apre però con una chance del Milan, calcio d'angolo, spizzata di Foglio, che però non impensierisce Bonucci, tocco di testa largo, Inter che risponde, altro calcio d'angolo, Sar si libera benissimo della marcatura di un avversario, ma poi da due passi trova solo le mani di Di Chiara, occasione enorme per Sar che non riesce a scaraventare in porta questo pallone. Dopo tanta Inter è però il Milan a passare in vantaggio, cross di Cellamare, azione confusa nel cuore dell'area di rigore, il tentativo di Marrone diventa un assist per Rossi che da due passi infila le gambe di Bonucci e porta avanti il Milan. Tutta la gioia della squadra rossonera, azione confusa, ci prova Marrone prima in girata, la respinta diventa un assist involontario per Rossi che fa 0-1 per il Milan. Colpo duro per il morale dei nerazzurri che ne risentono. Allora il Milan andare vicino al raddoppio, sempre con Cellamare sulla destra che crossa in mezzo per Luscetti, girata volante bellissima e con grande coordinazione altrettanto bella la risposta di Bonucci che evita lo 0-2. Nel finale l'Inter preme col cuore ma non riesce a rendersi pericolosa e allora finisce 1-0 per il Milan, rossoneri che consolidano così il secondo posto in classifica. Capò doloroso invece per i nerazzurri di Annoni che rimangono fermi a quota 33 punti in classifica.